Ciocco Show 2011, settima edizione, il recordman è Marco Della Vecchia, giusto? Questa tavoletta, vogliamo dare un po' di numeri? Sì, intanto dico che sono io insieme anche a Giuseppe Sartoni, che è diciamo la parte bolognese del Guinness, ecco, chiamiamolo così. Numeri 15 metri per 2 metri, 300 kg di cioccolato e di buon cioccolato. Un cioccolato che abbiamo pensato generalmente per fare Guinness World Record, io ne ho già fatti diversi, si utilizza un cioccolato un po' di seconda qualità, perché tanto è il Guinness l'evento, non è tanto il cioccolato buono. Però in questo caso, dovendo vendere e devolvere poi ricavato la tavoletta per le popolazioni alluvionate liguri, abbiamo pensato di farlo buono, perché così ne venderemo di più e sicuramente riusciremo a raccogliere ancora qualche euro in più da poter dare a queste persone che hanno. Io ho sentito parlare di due blend molto particolari che portano questo cioccolato fondente al 67% di cacao, vero? Sì, 63% in particolare, sono due blend, uno biologico, cosa che alla quale teniamo molto, e l'altro è un blend di un nostro presidio. Io sono presidente anche dei cioccolatieri italiani di Fine Chocolate Organization, e è un nostro presidio in Ecuador, quindi dal centro di accoppio di Baba Oil, si chiama proprio, dove tra l'altro andrò fra 15 giorni per una missione, appunto per stringere i rapporti con questi. Quindi la cosa non è buona solo per i liguri, perché raccogliamo dei fondi, ma soprattutto anche perché il cacao col quale è stato fatto viene comunque da un mercato giusto, se vogliamo metterlo in questi termini. Per un cioccolatiere quanto è importante essere un recordman? Ma è importante, insomma, intanto è un'importanza a livello personale, nel senso che io, come tanti altri miei colleghi, siamo persone che amiamo la sfida, amiamo crescere, amiamo sempre confrontarci, e quindi diventare il numero uno al mondo in qualcosa diventa essere arrivati, voglio dire, ecco, per certi versi. È importante anche a livello di pubblicità, di marketing, perché comunque il tuo nome di artigiano, quindi di artigiano che fa un prodotto di qualità, ha un Guinness World Record, che è, diciamo così, una struttura mondiale, quindi il tuo nome per certi versi viene riconosciuto, ma non solo il tuo di artigiano che l'hai fatto, ma in questo caso anche il nome del comune di Bologna. No, è anche il nome del Choco Show, perché poi questo Guinness andrà nel libro del Guinness probabilmente e girerà tutto il mondo, ecco, quindi è un evento molto importante, secondo me, anche in chiave turistica. Quindi Bologna non sono soltanto tagliatelle, ma a questo punto adesso anche cioccolato. Comunque io le tagliatelle mangio volentieri.